Sembra il coso tipo che fai per mettere sotto il chef sulla pasta. Allora, cari ragazzi, siamo qui riuniti oggi in casa di T per recensire questo. Ma guarda che bel silenziatore grosso. Un bel fallo di alluminio. Ma è proprio grosso, cioè è proprio un trita bravo, trita pepe. Da una spaghettata d'altro. Tra spaghetta d'altro, pigli questo, vai di pepe e così. Allora, diciamo cos'è. Cioè cos'è? È un silenziatore che è particolare di un fucile. Che adesso ovviamente io lo chiamerei più un pistolone. Un pistolone, bravo, un pistolone nero, un bel pistolone nero, perché a chi ti piace, a chi piace, a chi no, a ti piace i pistoloni neri. Quindi per cui cagano. Devo cagarlo o lo partorisco? Partorisci, da parlare. Si tagli, cagano. Eccolo. MP9 B e T. Chi vuole iniziare? Vada. Allora. Oh, no. MP9 e perché non T, no, cosa che era? TP9 è un binocolo. Ti vedono vicinissimo, Tituzzo. Ok, scusa. Tornando a noi, allora, ovviamente abbiamo un pistolone perché il calcio è abbattibile, ecco perché lo possiamo chiamare pistolone, perché alla fine diventa proprio una pistola, un boomerang. Allora, il calcio. No, ragazzo, mi erano così freddi? Oh, meno male che in camera non si vede. Meno male che in camera non si vede. Guarda che si muove anche, guarda. Non sei abituato a quelle dimensioni. A questo sicuramente no, lo so che tu sei abituato a pistoloni neri più grossi, però vabbè. Puttanello. Allora, possiamo proseguire la recensione o facciamo i gay froci a manetta? Ma c'è un pistolone nero qua. E quindi sei un gay froci a manetta. Ma di tanto. Ok. Allora io finisco e vado. Diciamo pare. Mezzo a due froci, non ci sto. Dicevo. Hai visto? Ah, tu vedi dare giusto, c'è anche toccato il culo. Ah, bravo, vedi, ci capiamo io e te. Dai, continua a fare recensione, non perdere tempo, Miguel, dai. Il calcio abbattibile da questo pulsantino che lo troviamo sulla parte sinistra in basso, lo pigiamo e lo chiudiamo. Basta schiacciare e non esce, tranquillo, ho fatto molto bene. Basta poi ritirare indietro con un po' di forza e siamo a posto. Ignoranza, così una prossima volta che lo fai ti rimani in mano sotto, allora, il calcio e il fucile cade per terra. Cosa negativa, secondo me, secondo la mia umile opinione, del calcio, che non è regolabile, è fisso, quindi a chi piace magari un calcio più lungo o più corto si deve attaccare, perché questo è... C'è chi piace lungo, c'è chi piace corto, però è quello. Giustamente, alla fine, sono gusti, no? Sono gusti. Allora, tornando al nostro bel fucile, diciamo che è a gas, giusto? È a gas, quindi scarellante, ok? Quindi l'otturatore ogni volta che andiamo a sparare ovviamente andrà indietro e in avanti. Allora, è già. Si va sempre indietro avanti con i pistoloni al fucile, no? Sì, bisogna scaldarlo per bene. Esatto. Pistolone. Bravo, putanella. La selezione del fuoco è... sì, ambidestro, si capisce bene. È un pernettino che va totalmente a destra o totalmente a sinistra. Però è simile all'AUG, ragazzi. Se qualcuno ce l'ha, è simile all'AUG. Esatto. Può essere scambiato per lo sgancio caricatore, però lo sgancio caricatore è leggermente più in basso. Il caricatore, lo faccio vedere, è un coso rettangolare dritto. È dritto? Cioè, molto dritto. Questa sarà la recensione più ambigua che abbiamo mai fatto. Sì, finiamo sempre a parare lì lungo. Cazzo di pistolone neri qua, il caricatore rettangolare. Continuando sul caricatore, volevo dire che è un bifilare tra i 50 e i 60 colpi. Non c'è un tasto di sicura, ma la sicura ovviamente è il vostro dito, incredibile. Sul grilletto troviamo un altro grilletto interno che pigiandolo appunto possiamo sparare. Se questo grillettino non viene azionato, l'arma non spara. Molto simile alla Glock. Sempre sul lato sinistro, oltre allo sgancio caricatore, che si trova solo sul lato sinistro, troviamo anche il tastino del bolt catch, che ovviamente tirando all'indietro il catch rimane bloccato. Tiriamo in giù il pulsantino e tac,
molto bello. Oggi non siamo un cazzo di te. Oggi proprio Michele non c'è nessuno. C'è M che ha preso la bomba, bomba. Oggi si è drogato. Sì, molto bello il rumore quando. Dai. Il dislitte abbiamo ovviamente quella sotto, essendo un MP9, quella sopra ovviamente, e solo una laterale sulla destra. Sulla sinistra non troviamo niente, se volete proprio metterla dovete fare voi fuori. Questi due testini prima lei non mi ha detto che cosa sono, ma deduco solo per smontare il fucile. Infatti ora... Esatto. No, non ho finito. Ma madonna, cioè ragazzi, sotto commentate, Michele smetti di fare l'egocentrico di merda. Smetti di fare la recensione. Ricorda qualcuno dei tre amaro. Chi è lo stronzo egocentrico di merda? Non sono io. Chi sarà mai? Non sono io. Cioè ripeto, questi due tastini, questi due tastini, come nella Glock, molto simile alla Glock comunque, serve appunto per smontare il fucile. Ultima cosa, spegni fiamma, che sembra un tromboncino, sembra che per far ciocco, è fisso, non si smonta, appunto, poi ci andrà il suo silenziatore dedicato. Che notiamo anche una slitta, se non sbaglio, una slittina sotto, ok? Per allungare la slitta. Esatto, e è incredibile, non è di serie il silenziatore. Quindi ve lo dovete picchiare nel culo con tipo, quanto, 100 euro di silenziatore? Costa 60. 60 euro, non ci sono da. Ma questo qua non è quello con la canna interna? No. Questo è solo silenziatore, perché quello con la canna interna che aumenta la potenza dell'arma perché stringe, costa 100 euro. E costa un assassino in Italia, quasi non si trova. Quindi ragazzi, ultimissima cosa, questo ovviamente è del Biri, ci sono le tacchette di mira fisse che non si possono regolare, fanno schifo perché sono bassissime, esatto. Fanno anche veramente... Si fa una fatica bestia. Sì, cioè... No, è impossibile. Devi tirar via il calcio per mirare. Mirare così. Alla fine una pistola la usi così e va a fare un bagno. Allora, io esteticamente ho finito, passerei alla parte meccanica che ovviamente la diamo al nostro T. E vai, pronti? Allora, come ha detto il Miki, questo è un GBB, cioè gas blowback, e da smontare è piuttosto semplice. Ci abbiamo una vite davanti, con un cacciavite piatto si toglie la vite, dopodiché si preme dietro questo pernetto, che in realtà sarebbe guida molla, infatti arretra. Dopodiché il fucile si apre in due, si stacca l'upper e ti rimane sotto il fusto. I pezzi sono pochi, è semplice da smontare. La manutenzione va fatta, essendo un blowback tipo vaoliato, bolt, l'otturatore, il meccanismo e tutto quanto. È un fucile vero, devi trattarlo come se fosse un fucile vero. Esatto, è molto realistico, infatti dà anche abbastanza un bel rinculo in fase di sparo. Nota dolente, ragazzoni, i pezzi da trovarli, i ricambi interni si fanno a fatica bestia. Bisogna ordinarli all'estero, tipo in Francia o così, nei siti proprio dove hanno tutto. Sì, è vero, in Francia usano molto i fucili blowback. Sì, è vero. E ora, dato che lei è così esperto di cagate varie, monti questo belletto silenziatore e faccia bene capire come si fa. Allora, come si fa? Bello saldo. Non si muove di un millimetro. Beh, c'è da dire una cosa, sul fucile qua è bello però, eh. Sì, è vero. Bello. Al crono ovviamente è un gas blowback, significa che il primo colpo te lo spara a un joule 8, il secondo colpo a un joule 2 e poi comincia ad attestarsi per i 20 colpi successivi al giro sul joule. Poi ovviamente più spari, più la potenza diminuisce perché comunque il gas... finisce. Ovviamente, poi se vai in singolo sarà un po' più costante, se usi il rafficone andrà nettamente a scendere. C'ha un bel rinculino, anche se comunque la massa battente non è che sia così grande, ma ha comunque un bel rinculino. Sì, dato il fatto che appunto è piccolo e quindi la forza viene esercitata su un corpo molto più piccolo. Esatto, oltre a quello tu comunque non hai una seconda mano che serve per tenerla, perché comunque la seconda mano non la usi, la seconda mano qua, cioè la seconda mano tu va in giro così. Allegramente così, un vai in giro così. Una bella Kimbo, per chi vuole guardare 400 euro. È di Kimbo. Perché allora, col silenziatore lo senti sbilanciato molto in avanti, così, però comunque non è debilitante il fatto. Tu comunque riesci tranquillamente a utilizzare, eventualmente ti piazzi qua con l'impugnatura sotto e sei più che a posto. Allora, questo qua è il caricatore con i pallini, quindi ovviamente sarà meglio rischiare di non sparare. Esatto. Magari spariamo proprio lì e via, per sentire il rumore. Ok, volevo prima chiedere una cosa. Vai. Sì, ok. Bello. Molto silenziato. Minchia, raga!
Ma senti qua che... Senti qua che botta! Mi ha provato! Ah, madonna! No, ma porco Dio! Questa è mafia! Vorrei chiedere al nostro meccanico team... Se voi ci seguite su Facebook, avrete visto che T ha lavorato... Abbiamo il canale anche. Sì, incredibile. Ha lavorato sul silenziatore, vero? Mi hanno chiesto su Facebook, ma voi fate recensioni di armi? Sì, ma di software di paintball? No, ragazzi. E non sto scherzando, eh. E ha continuato per mezz'ora a chiedermi, ma di software di paintball? Ci chiamiamo SMT Software, cosa pensi che faccia? No, penso che fate software. Bravo, pollice in su. Good job, ragazzo mio. Date una medaglia a quell'uomo. Porca che una grossa, 8 tonnellate. Comunque continua, scusa la sua tendenza. Niente, la mia domanda era appunto, siccome hai lavorato sul silenziatore, di serie silenzia bene o ha voluto fare un lavoro lei di gargiullo? Lavoro gargiulloide a manetta. Ah, quindi fono assorbente, tubo di plastica interno forato, che in modo tale che il suono va a espandersi, viene assorbito dal fono assorbente. Ci stiamo evolvendo, ragazzi. Ma, quindi di serie era buono o no? Di serie no. Cioè, va a cagarsi. Come prendere 60 euro, fare a palline, fare canestro tipo Michael Jordan dentro il cesso. Cioè sì, faceva qualcosa, ma non il dovuto, Si poteva. 60 euro li prendevano a prendere 8 pizza, preferivo. Il nostro meccanico T con tutta la sua gargiullaggine ha risolto il problema. E cari ragazzi, quindi oggi cosa facciamo? Prova di tiro, 15 metri da corridoio della casa di T. Che bello lungo, cazzo, per fortuna. Boh, montiamo la torcia allora. Quindi montiamo la torcia e si vede tutto quanto. Cari ragazzi, ora prova di tiro. Allora, avete visto ora come questo bellissimo fucile spara, tanto abbiamo anche approfittato per montargli qualche accessorio in più. Un po' di custom SMT. Oh raga, la torcione è proprio grossa, cioè proprio... Lasciamoli un po', va. Si vede anche viola, giusto l'effetto che ha fatto, sai? Allora, poi abbiamo montato anche un angle for grip sotto, che secondo me è una cosa bestiale. Volendo, potremmo anche un tango down corto, però vabbè, sono gusti come sempre, sono gusti. Two Goose is Magic One, no, quella è un'altra cosa, però no. Vabbè ragazzi, metto tutto, no? Dobbiamo fare qualche altra osservazione, io direi che per l'urbano è un'arma approvatissima, ve la consigliamo. Sì, perché è anche molto leggera, versatile. Leggera. Sì. Ti diverti con l'urbano. Poi, quando spari al gas in urbano ti diverti sempre. Sì, non c'è l'anello, c'è un piccolo foretto dove appunto mettere la cinghia, ma vabbè. Non lo userete mai. Era una cosa in più. Niente, ricorda ai gargiulli a casa di iscriversi al canale, se non l'hanno ancora fatto, giustamente. Di andare su Facebook, tutti i link in descrizione. Un bel pollice in su perché è una bella armetta. Cioè, scusatemi il cazzo, però figa. È un bel pistolone. È un bel pistolone. Niente, io ho finito il mio. Aspetta, ciao S! M pure! T pure! E oh, stay hungry? Stay biru. Yeah. Questo coso qua personalmente non. Vabbè, quelli sono semplicemente dei gusti. Wow! Che rischio. Questo è rischio forte. Però guarda, notalo subito. Guarda. Il cambio spalle effettuato. È faticoso perché senti tirare tutto quanto comunque la zona della spalla e cagate varie. Però è molto veloce. Perché io non devo stare lì a fare tutto questo cazzo di movimento qua, quindi a volte è una rottura di palle. Io sposto semplicemente il fucile sull'altra spalla. Tum. Molto veloce, istintivo. Strautile soprattutto in campi veloci, dove le giocate sono molto veloci, molto frenetiche come il nostro urbano.